Obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto, incentivo all'uso dello smart working, stretta sull'orario di pub e ristoranti e sulla presenza di pubblico negli stadi e ancora divieto di feste private al chiuso o all'aperto e forte raccomandazione a evitare di ricevere in casa per feste, cene o altre occasioni più di 6 familiari o amici con cui non si conviva. Sono le principali misure del nuovo DPCM firmato dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che saranno in vigore per i prossimi 30 giorni. Ci possiamo permettere nessuna distrazione, non possiamo abbassare il livello di attenzione, non possiamo abbassare il livello di concentrazione. È per questo che variamo queste nuove misure, comporteranno dei sacrifici ulteriori, però siamo convinti che con questi sacrifici e quindi rispettando queste misure potremo adeguatamente, sempre col criterio quindi di adeguatezza e proporzionalità, affrontare questa nuova fase. Il nostro obiettivo è molto chiaro: dobbiamo evitare di far ripiombare il nostro Paese in un lockdown generalizzato. La vita sociale, la vita economica ha ripreso a correre, gli indici economici sono molto positivi. Sta crescendo la produzione industriale, stiamo recuperando terreno, dobbiamo continuare a correre. Dell'obbligo di portare con sé, di indossare la mascherina, anche all'aperto abbiamo già detto. Stiamo assistendo a un'evoluzione della curva del contagio e a un innalzamento dovuto soprattutto alle dinamiche che si sviluppano in ambito familiare, in ambito amicale. Quindi anche nelle abitazioni private dobbiamo assumere comportamenti corretti. Come? Indossando le mascherine se ci si avvicina a persone fragili, vulnerabili, se si ricevono ospiti, persone non conviventi, anche lì ci può essere una fonte di pericolo. E vi invitiamo a limitare anche il numero di ospiti, non superiori a 6. Sono tutte situazioni di pericolo insidiose che ovviamente possono farci sfuggire la situazione di mano. Quindi sono pericolose, dobbiamo assolutamente evitarle. Ovviamente non manderemo, voglio essere chiaro, le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita privata la vogliamo assolutamente tutelare, però tutti dobbiamo predisporci ad assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase. E ancora, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, dovranno chiudere a mezzanotte. E dalle ore 21 c'è un'ulteriore limitazione. Si potrà solo consumare ai tavoli, dentro o fuori che siano, non si potrà più sostare davanti a questi locali consumando in piedi cibi o bevande. Dobbiamo evitare assolutamente assembramenti. Resteranno chiuse anche le discoteche, le sale da ballo, il governo non le ha mai aperte e rimarranno chiuse. E nei locali pubblici, aperti al pubblico, non saranno consentiti più festeggiamenti, a meno che non siano collegati a cerimonie civili o religiose, penso a battesimi, penso a matrimoni, ma con un limite di 30 persone. E non saranno più consentite, quindi saranno sospese, le gite scolastiche, di istruzione, le uscite didattiche. Le rinviamo a tempi migliori. E da ultimo vi segnalo che non saranno più consentite le partite, ad esempio, di calcetto, di basket, che tanto ci piacciono. Lo sport di contatto a livello amatoriale non sarà più consentito, mentre invece proseguirà lo sport di contatto tra società professionistiche o dilettantistiche che ovviamente rispetteranno i protocolli e le linee guida.